Ciao a tutti, mi chiamo Gaia, frequento la classe seconda B e sono un'alunna della scuola Puecher, abito a Milano. Io invece sono Mariam e sono nella stessa classe di Gaia. Io sono Deborah e faccio la seconda B. Oggi vogliamo parlare delle nostre impressioni sui, diciamo, i prof che ci fanno lezione e niente, vogliamo parlarne un po'. Cominceremo prima dal prof Marotta, che è il nostro prof di arte. Deborah, cosa ne pensi? Allora, prof Marotta, iniziamo che... Allora, è troppo alto, cioè deve dare un po' della sua altezza. Poi anche è molto simpatico, porta dei bei occhiali, anche se sono un po' vecchi gli occhiali, non lui. E poi devo dire che quando spiega è un po' troppo veloce, cioè nel senso io sto ancora a fare la linea della base, ok? Non so se avete presente, però io sono lento, ok? Questo qua, cioè il prof mi deve aspettare. No, in realtà sei tu che sei lenta, non è però. Vero. Esatto, non è vero. Mariam, senti, l'ultima volta Mariam gliel'ha fatto fare 400 volte perché non sapeva fare una linea dritta con il righello. Come si chiama? Righello, non era righello, vabbè. Comunque, passiamo al prossimo prof, che è prof Ceresoli, che insegna religione. Quindi, Gaia, cosa ci vuoi dire di questo prof? Allora, il Ceresoli mi sembra che è il prof uno tra quelli più amati della scuola. Insegna appunto religione, ci non fa proprio lezioni di religione, ma di vita e di diciamo comportamento, regole buone. Poi alcune volte fa scendere anche in giardino e molti, diciamo, lo stimano. Diciamo che ci fa capire le cose in modo diverso. Esatto. Poi abbiamo, cioè, andiamo avanti con la nostra classifica, c'è la prof di francese e volevo chiedere a Mariam cosa ne pensava. Allora, praticamente la prof di francese, diciamo che... Allora, vai. È arrivata, quest'anno, quindi dobbiamo conoscerla ancora meglio e niente, vai. Ma diciamo che subito dalla prima volta mi è piaciuta, anche perché i voti li dà in modo alternativo, cioè dipende da come ti comporti, se partecipi in classe, diciamo, vai Deborah. Ok, allora anche perché lei rispetto agli altri prof anche valuta l'impegno, quindi è molto, cioè ti guarda, comunque ti segue e poi... Se qualcosa non hai capito, lei, cioè, ti aspetta, comunque c'è sempre, capito? Ed niente, basta. Poi passiamo con la prossima prof, che è la prof La Monaca. Allora, La Monaca segna italiano, storia, geografia, vabbè, insomma, queste tre cose, però anche letteratura, quelle cose là. E niente. La Monaca è la Monaca. È stata tutti i giorni con noi. L'amiamo, cioè ha fatto tutto per noi. La Monaca è un po' come la nostra tutor, sta sempre con noi, poi fa di tutto per noi. Per esempio quest'anno andremo a scuola natura e il merito lo dobbiamo praticamente solo alla prof. Vabbè, comunque andiamo avanti con la nostra, diciamo, lista. Abbiamo il prof Garito e volevo chiedere a Mariam cosa ne pensasse. Allora, praticamente il Garito è il nostro prof di ginnastica, appunto. Abbiamo fatto questi giorni un po' di sport e il prof Garito non viene molto spesso a lezione, è un tipo abbastanza misterioso, però devo dire che anche lui è uno tra i più, diciamo, amati anche della scuola. È molto popolare fra i ragazzi, soprattutto di seconda e magari di terza. E diciamo che avremo altri prof, però vi lasciamo alla seconda puntata. E per oggi è tutto da Quaker Inside, noi alla prossima. Ciao! Ciao!
Ascoltaci, ascoltaci, non te ne pentirai. Ciao a tutti, io sono Liam e oggi siamo su Radio Poker Inside e oggi vi parlerò di due cantanti molto, molto amici che sono Simba LaRue e Baby Gang. E io ho cominciato ad ascoltarli tipo settembre dell'anno scorso grazie a un mio amico molto stretto e dopo un po' mi sono cominciato ad appassionare al mondo della trap. Quindi un po' tutti i cantanti. E però cioè, li ascolto quasi ogni giorno perché mi aiutano un po' a darmi la forza la mattina, un po' per svegliarmi, un po' per tutto. Anche quando sono un po' triste, metto le cuffiette e mi metto ad ascoltare loro perché mi danno un po' di carica. E hanno anche loro hanno anche avuto un passato molto, molto crudo. Perché come dire o perché sono stati hanno vissuto nella strada e quindi visto che hanno vissuto in strada loro raccontano della strada di quello che hanno passato di quello che hanno fatto e però anche se sono un po' criticati dagli adulti, da un po' di persone anziane, perché parlano solo di cose brutte, se cioè sono sempre bravi a cantare e a fare altro. Parlano un po' di quello che hanno vissuto, la strada, un po' hanno fatto rapine, e hanno fatto rapine per vivere, cioè era l'unica cosa che potevano fare. E sono andati anche in carcere un po', sempre anche in comunità, però sono delle brave persone, cioè se le conosci anche dalle interviste che hanno fatto con le Iene si capisce che sono delle brave persone. E la canzone che mi piace di più è di Baby Gang e Casablanca, invece di Simba LaRue è un po' vecchia però ci sta. E si chiama Bisturi. Casablanca di Baby Gang. Boh, è un po' più canzone estiva. Dice che sognava da piccolo il passaporto italiano, un po' di cose. E Bisturi di Simba LaRue e Philip Lane, che sono anche molto amici. Parla un po' cose criminali, no? Tipo dice parla male, ti presento il mio bisturi che sarebbe il mio coltello, poche parole, perché loro non sopportano che gli parlino male, cioè non sopporta Baby Gang, sì, Simba LaRue non sopporta che gli parlino male, quindi parla male, ti presento il mio bisturi. E anche Philip Lane ha spaccato la canzone. Ciao a tutti, da Iam e niente. Hello baby, somewhere Arab, oh baby, Ganga di Casablanca. Oh yeah, come ci Milano, rischi di me arpia. Mamma chi va piano non va lontano, mi diceva sempre Abdallah. Sogna passaporto italiano, baby, fuma fa sempre zanga. Hello baby, somewhere Arab, oh baby, Ganga di Casablanca. Oh yeah, come ci Milano, rischi di me arpia. Mamma chi va piano non va lontano, mi diceva sempre Abdallah. Sogna passaporto italiano. Fuma fa zanga zanga. E
fa zanga zanga. Moro che sono di Casablanca, bambini in barca a Tangia, sognano arrivare in Spagna. Arbi in Italia, trabaja solo con la baida, su mezzo fra senza la targa, la scheda fratello e laica. Mobile sono offline, anche se sono online. Metto le eye, scendo in tutta Nike. Tu che ne sai di quando ero un bike? A vendere la merce insieme a Mike. Senti bene maricon, non scherzare che i miei negri in vison hanno fame, sono usati in prison. Per l'infame che è indicato la maison. Per l'infame. Allo bebe sangue arabo, bebe Casablanca, Hoya, Haragma, Milano, rischi da me Arbia, mamma chi va piano non va lontano, mi diceva sempre Abdallah, sogna passaporto italiano, beve, fuma, fa zanga zanga. El niño creció en la racha, en la zona donde la motora ya come ni cena, subió en busca ya de Europa el dinero, aunque en el camino ya tenga los problemas. Sube pa' España, ciudad primera que tocaba era Barcelona, dinero ambito por conseguir lo que al momento lo que lo gala no perdona. Francia y Italia le gusta siempre pararse por Milano, hermano. Siempre de su hermano enemigo, de quien quiere cortar rápido la mano. Sabiendo que siempre la policía ha sido mala, por eso es el veterano. Buscando la vida con coches de robot de guante y no decía que no. Su madre desesperada, llamada de cárcel a 14 horas. Buscando la vida ante risa, lo malo ni siquiera tuya le llora. Fugas en contenedores, armas que son peculiares, escondidas en lugares. Clanes que son adictivos, dinero que rápido aquí sale. Mi colega agresivo porque abrieron investigaciones. Micro metió la guantera, policía le lanzó positivo. Una no causa nunca se cualquiera, si la causa con tu amigo. Sempre amo.